Signore e signori, benvenuti al Pala Borrelli di Scauri, dove le immagini di Biagio Capuano aprono i vostri teleschermi quella che sarà la prossima gara, Scauri contro Bernalda, una gara per la quarta giornata del campionato di Serie B. Chi vi parla è Giuseppe Capuano, accanto a me Aldo Conte, pronto per il commento tecnico. Aldo, prima di andare a leggere le formazioni dobbiamo presentare questa gara, una gara dove Scauri si ripresenta sul parquet amico per riprendersi da una sconfitta a Trapani, una sconfitta non tanto pesante, un po' indolore, ma contro una squadra che lotta per vincere il campionato. Assolutissimamente, si sapeva già dall'inizio del campionato che Trapani insieme a squadre come Corato sono le candidate alla vittoria finale. Nelle interviste da fatte noi, caro Giuseppe, anche il coach, sia il coach Fabri sia il coach Galetti hanno spiegato questa gara, quindi oggi più che mai bisogna riprendere lo scettro del comando, che è importante visto che non è uno o due ma sì 5-6 squadre che lottano a salto di categoria. Il Bernalda ancora a fanalino di coda, 0 punti, mentre vediamo scendere in campo la squadra di casa dei Delfini con il proprio roster, uno Scauri che deve segnare ancora l'assenza tra i giocatori titolari di Staffieri, fuori ancora per infortunio, non c'è la Mura a fare da rincalzo, è tornato Bacciglieri per coach Galetti e staremo a vedere come sarà questa Scauri Bernalda. Uno Scauri che deve cercare l'imperativo della vittoria quest'oggi, perché il Bernarda è una formazione di bassa classifica, benché la squadra della Basilicata sia quasi fanalino di coda, non bisogna sottovalutare l'avversario. Questo è un campionato difficile, è un campionato che praticamente siamo all'inizio, non esiste una classifica certa in prospettiva futura. Quindi chi si trova sotto vuole assolutamente uscire dai play-out e giocherà il tutto per tutto contro le squadre che sono in vetta. Ascari vorrà fare il sacco pieno, Ascari dovrà vedere cosa deve fare perché è difficile veramente. E mentre la telecamera di Biagio Capuano si accinge a scorrere la tribuna, noi dobbiamo andare a conoscere le formazioni in campo. Aldo, iniziamo dal roster ospite. Iniziamo dal Bernarda, completo blu con bordi rossi. E lo ricordiamo, il numero 4 Francesco Bortone, numero 5 Rocco Le Penne, 9 Francesco Longobardi, 10 Maurizio Cucinelli, 11 Emanuele Levorato, 12 Luca De Bellis, 13 Bernardino De Donato, 15 Roberto Russo, 30 Simone Ginefra, 35 Marco Danese, 50 Matteo Marinelli. Assente in questa gara Paolo German Filloi, allenatore è Francesco Binetti. Andiamo a passare al basket Scauri, classica divisa casalinga, bianca con bordi blu e celesti. Abbiamo 5 Simone Lenardon, 6 Jacopo Pozzi, 7 Armando Iannone, 8 Davide Serino, 11 Salvatore Genovese, 13 Lorenzo Torboli, 15 Giorgio Baccileri, 16 Valerio Staffieri, 19 Joshua Giammò, 20 Ray Pullazzi, 21 Andrea Lombardo. Allenatore Gianluigi Galletti, vice allenatore Vincenzo Pontecorvo e abbiamo anche in panchina il direttore, possiamo dire, sportivo Tony Viglia. Arbitri della gara sono Vito Stoppa e Gianluca Capotorto. Quindi praticamente, Giuseppe, lo ripetiamo, una gara questa qua difficile, perché per uscire dalla zona play-out si cerca in tutti i modi, contro le parti alte della classifica, di giocarsi quasi la vita. Un piccolo appunto dal punto di vista numerico, Lombardo è il 12, non il 21. Aldo, ti invito a correggere la tua statistica, ma è tutto pronto, tra poco sul parquet Scauri Bernalda per questa gara importante della quarta giornata qui al Pala Borrelli. Abbiamo visto intanto il numero 9 Longobardi, classe 69 del Bernalda, il giocatore più esperto quest'oggi sul parquet, soffermarsi a provare i tiri liberi, mentre vediamo adesso inquadrati gli sconvolti che chiedono la vittoria, i propri beniamini, gli sconvolti che oggi faranno una festa post gara. Il tifo è anche questo, festeggiare insieme e divertirsi, una festa del tifo. Già Scauri era la giornata del tifoso.
è la cosa più bella che magari chiunque è venuto a giocare a Scauri, sia tra le canotte biancazzurre, sia come avversario, potrà ricordare. Il gruppo Questori Sconvolti, lo ricordiamo che negli anni passati c'è stato capo Antonio Luberto che veramente ha entusiasmato questo pubblico di Scauri. Il prezzo del biglietto era più valido per assistere a questo spettacolo di questo tifo che non tra virgolette per la squadra. È una cosa bella, una cosa colorata, e si sa, i campi del sud sono sempre molto più belli, sono sempre facili da ricordare per questo entusiasmo. Come ha detto anche il coach Galletti, caro Giuseppe, a Scauri si respira aria di basket. E a Scauri il basket non si respira, si mangia, si vive praticamente. È tutto pronto per scendere sul parquet, ormai la sirena ci dà l'out out per incominciare a giocare, incominciare a divertirsi. Tutti in campo, 5 di qua e 5 di là, regole basilari, ma la palla è solo a 2. Saranno Pozzi contro Marinelli a contendersi il primo pallone della gara. Più forte lo scaurese in questo caso, che può iniziare a giocare allora con Leonardon. Va il playmaker a impostare per i suoi, ancora Leonardon cerca di sfruttare il blocco, nulla da fare, si ricomincia la Serino lungo il perimetro per Iannone. Ancora si propone Genovese, ha avuto qualche problema Genovese in settimana, sembra non avere subito danni al momento, schierato tra i 5 iniziali da coach Galletti. Intanto pallone fuori, ultimo tocco scaurese, quindi palla per Bernalda che potrà ricominciare a giocare. Uno Scauri che è subito aggressivo, però non è andato a canestro. Serino è rientrato praticamente con un problema alla distruzione, infatti zoppica un po', forse ci sarà la prima sostituzione, ma intanto attacca subito il Bernarda che ora tende la palla dentro. Bravo Serino che da fermo prende la palla, riparte Leonardon, cerca un varco, Pozzi sotto canestro, mette al posto giusto. Dopo 45 secondi subito 2-0 parte Scauri. Bernarda che cerca di farsi sotto con Cucinelli, cerca Cucinelli e trova la soluzione. Quindi anzi c'è stato un anzi si riparte con Scauri, già due pari in nemmeno un minuto di gioco. E Giuseppe, questo è un segnale che sarà una bellissima gara. Sì, una bellissima gara, subito da aggredire il canestro, non riesce Leonardon a mettere dentro, lamenta qualche fallo a proprio sfavore. Intanto terzo tempo nella lunetta da parte del numero 10 Cucinelli, che mette il muso avanti per Bernalda, ma subito Genovese da quest'altra parte. Poi Pozzi prova ad aggredire la zona e dentro per lui altri due punti. Pozzi, miglior marcatore al momento, due volte a canestro e quattro punti all'attivo. Si riparte allora con Bernalda, con Cucinelli, prova a nascondere il pallone Ginefra, ancora si lavora lungo la parte esterna dell'area scaurese, prova a bloccare il gioco Russo, va ad attaccare lui il canestro, Russo la penetrazione, gli smorza il tiro Pozzi, stoppone, potremmo dire così, Aldo. Ottima prova da parte di Pozzi, veramente toglie la possibilità di un nuovo sorpasso. Ma sotto canestro, velocità da parte di Maurizio Cucinelli che sembra indiavolato, vuole andare subito a canestro. Ora c'è una rimessa da parte per il team lucano, affidato ora da tre, subito palla sul ferro e Leonardon smart a prendere la palla, fa ripartire i propri, scarica per Pozzi. Pozzi cerca un varco ma è marcato, ora da tre Pozzi, meraviglioso. Giuseppe cercava un varco, ha visto tutti i marcati, si è liberato da tre, sicurezza del canestro. Pallone messo fuori ma fallo da parte di Serino, uno Scauri che ha rimesso di nuovo l'acceleratore in avanti. 7-4 il punteggio adesso in casa Scauri dopo 2 minuti e 15 secondi di gioco. Miglior marcatore fino a questo momento, solo lui, Pozzi. 7 punti su 7 in casa Scauri, mentre 4 su 4 per Cucinelli in casa Bernalda. Rimessa sotto canestro, 16 secondi a disposizione per la formazione della provincia di Matera. Si gioca lungo il perimetro, prova a prendere spazio Russo, dai e tiro per lui, non va da 3 punti. Pozzi subito a mettere in movimento Leonardon che schiera i suoi. Leonardon
arresta il proprio impeto, cerca un varco, lo trova con il passaggio verso Iannone, Iannone taglia tutta l'aria, poi fuori per Genovese, tiro solo a ferro per Genovese, rimbalzo fortunato però per Serino che si prende il pallone, mette dentro altri due punti, 9-4 il punteggio. Può ripartire Bernalda allora, subito dall'altra parte, prova la penetrazione, riesce in tutta comodità Cucinelli, ancora lui nel tabellino dei marcatori, un Cucinelli che per il momento sta facendo male a Scauri. Viene la palla dentro il canestro, grande risposta da parte di Scauri, grande l'abbraccio di Iannone con Serin, con Pozzi. Ora vediamo se vediamo se ci sarà un cambio. È entrato fuori il numero 9, vale a dire del Longobardi, dentro Ginevra. Possibilità ora per Scauri di allungare, siamo sull'11-6. Iannone, palla che esce fuori e riparte ora ancora una volta la squadra del Bernarda. Non è riuscito Iannone a capitalizzare, ma riesce a rubare il pallone e andare a cercare il canestro di nuovo, e fallo per lui, bravissimo Iannone ancora una volta. È pesante il suo canestro perché porterà al tiro libero, time out, chiamato immediatamente da coach Binetti, che ha visto due volte i suoi andare a commettere fallo su Iannone, che si è preso non solo i punti ma anche il tiro dalla linea della carità non riuscito precedentemente a Iannone. Vedremo se riuscirà in seguito a fare il cambio e metterla dentro. Intanto è pronto il cambio per Bernalda, è pronto De Bellis ad entrare in campo subito dopo il mini break. Sarà tra i 5 sul parquet, 7 per Pozzi, 4 per Iannone, 2 per Serino. Questo è il bilancio dei punti in casa Scauri, mentre 6 per Cucinelli, per un Bernarda che ha 6 punti contro i 13 marcati da Scauri. 6-48 in questo primo quarto di gioco. Scauri sta rispondendo bene, subito il coach ospite ha bloccato il gioco. Aldo, Iannone è diventato uno scomodo cliente, come Cucinelli anche Iannone. Migliore risposta non si poteva avere, contropiede, prende palla, va a canestro, lo fa e subisce fallo, e ora possibilità, meglio di questo, è il piatto preferito che vuole Scauri, ed è difficile che possa continuare su questa media, perché sarebbe una vittoria veramente per Scauri a doppia cifra. Va Alex Stelle Azzurra, oltre che Veroli e Chieti, sulla linea della carità, questa volta è dentro il pallone, ha preso bene le misure il giovane di Casa Fondi, ma di stazza qui a Scauri quest'anno. Riparte Bernalda, lungo per Marinelli, Marinelli conserva il pallone, poi si gioca per Ginevra, ancora lungo il perimetro, prova De Bellis a far male appena entrato, De Bellis le prese con Iannone, si spazia bene là sotto ma non trova il canestro, il numero 50 Marinelli, riparte allora Pozzi, pallone per lui, guida l'avanzata, poi serve Iannone, Iannone entra dentro, si ferma sull'uscio dell'area blu. Ancora Iannone deve poi tornare indietro nella zona della linea dei tre punti. Ancora Iannone prova ad ubriacare con le finte, nulla da fare per lui, solo l'esterno del canestro. Poi ancora Scauri che deve tirare però. Serino blocca tutto il direttore di gara, fallo da parte del numero 30 Ginevra. Ancora uno Scauri che subisce fallo sotto canestro, secondo fallo per Ginevra. Minuti e 4 secondi da giocare. Leonardon ancora per Pozzi, finge il tiro, poi penetra e questa volta è bravo il giocatore di rimpetto, il numero 19 Filloi, a trovarsi il fallo di sfondo. È rimasto a terra però Filloi, problemi per lui, ha quasi cercato lo sfondo di Pozzi. Filloi, Aldo, Filloi lo ricordiamo con la maglia numero 19, si è fatto male, vedremo se riuscirà a alzarsi, è già in piedi, ma Scauri veramente sta dando una prima parte che piace molto al pubblico, speriamo che riuscirà a reggere per tutta la gara, addirittura va a pressare in attacco con Iannone che veramente non se ne vuole andare dal canestro avversario, fa bene. Ora Bernardo che si inserisce, palla sul ferro ed è Pozzi, acquisisce la palla, se ne va Iannone che va a chiamare lo schema, Scauri in diavolata,
Infrazione di passi di Pozzi, occasione sciupata, Bernardo ancora, palla in mano. Abbastanza notevole l'errore di Pozzi al fallo di passi, si è visto fin qua su, vorremmo dire così. Non è d'accordo Pozzi, inavvertitamente ha commesso questa infrazione. Riparte Bernarda allora con il numero 12 De Bellis. Il tiro dalla linea dei tre punti, ancora Leonardon, il pallone per lui, poi Genovese, quasi citofonato per lui, nulla da fare. Agguanta la sfera De Bellis, prova a venire in avanti uno contro uno, poi il gancio all'indietro, un po' fuori misura, ma riesce comunque a metterci rimedio Ginefra. Dalla linea dei tre punti, ferro solamente, sputato fuori il pallone che arriva tra le comode braccia di Binetti. Palla che sarà per Scauri, ma rimane altissima Bernalda, si sta giocando sui ritmi altissimi. Pozzi riconsegna il pallone al suo playmaker, prova a risalire allora Pozzi alla grande, che sta svolgendo il ruolo di pivot adesso. Ancora Pozzi, il tiro dalla linea dei liberi, dentro due punti per lui. Ancora Pozzi a marcare il punteggio per Scauri, 16-6, più 10 Scauri per il momento, massimo vantaggio. Va Bernalda, è chiuso De Bellis, deve giocare in qualche modo allora il numero 19 Filloi, che prova la penetrazione, il passaggio che non si conclude. Nulla da fare, non aveva idee Filloi adesso. Già distanza a due cifre, il gap è positivo per lo Scauri, Annone a Pozzi, e ora una situazione psicologica che va a favore del team di casa. C'è ancora il giocatore Fondano, Iannone, Pozzi scarica, palla persa, attenzione, occasione per Bernarda di ripartire con De Bellis, attenzione, tiro da tre di Filloi, eccezionale, 16-9, 7 sono i punti di scarto. Ora Scari dovrà recuperare il vantaggio a due cifre nella maniera più assoluta per mantenere gli avversari nella giusta distanza. Ha praticamente avuto il tempo di prendere il compasso e disegnare la traiettoria Filloi con molta comodità, era stato bravo a ritagliarsi quello spazio il giocatore del Bernalda. Sfera fuori, Iannone in possesso di palla, 10 secondi per tirare, palla a Leonardon, Leonardon tutto chiuso, si gioca lungo la verticale per Pozzi, Leonardon si scarica per il tiro, ferro solamente, il rimbalzo è di Filloi che fa ripartire De Bellis. Qua il giocatore classe 77 di casa Bernalda, ancora lungo il perimetro, l'arbitro blocca tutto, ha visto un fallo da parte del numero 8 scaurese Davide Serino ed è pronto il cambio allora, dentro Ray Pullazzi mentre viene inquadrato adesso il tabellone, 16-9, fuori Serino, dentro Pullazzi. Serino che era già a praticamente un fallo, commesso il suo secondo fallo, adesso dovrà praticamente un po' centellinare in questo quarto le sue presenze il coach Scauresi, mentre Serino è ancora a parlare con l'altro direttore di gara, va a spiegare la sua situazione. È bello questo incontro dei due, quasi a spiegarsi nella giocata. Pallone allora da rimettere in gioco per Bernalda, si può giocare con il fallo a disposizione della squadra della Basilicata. Tre falli a testa, questo è il computo tra le due formazioni. Pallone per De Bellis, in mezzo per Filloi che prova a nascondere la sfera, poi il tiro solo ferro, non era Filloi, bensì Marinelli. Iannone può riprendersi la sfera e andare ad avanzare, ancora Iannone prova a cercare il varco, in mezzo a due, qui non c'è fallo di Iannone ma bensì il fallo del giocatore del Bernalda. Era a terra allora il numero 50 Marinelli, si è rialzato, nessun problema per lui. Primo fallo per Marinelli. Aldo, ancora una volta Scauri costringe Bernalda al fallo e ancora una volta Iannone là sotto a fare tutto ciò. Ora c'è un cambio che va... va fuori il numero 30 Ginefra, dentro il numero 15 Roberto Russo, ma rimessa per Scauri, sì, ottimamente Scauri in difesa che ha preso palla, ora esce il numero 50 Marinelli, va dentro nel team lucano il numero 9 Francesco Longobardi. Ora c'è Scauri con Pullazzi dentro per Pozzi,
cerca di pressare il team lucano, subisce fallo genovese, quindi andrà al tiro, possibilità per Scavri di potersi allungare, è già da molto tempo che si è sul 16-9. Pozzi va a chiedere addirittura spiegazione al coach Galletti per trovare il cosiddetto il tranello vincente. Vediamo un po' come sarà fatta questa rimessa. E Giuseppe, ora possibilità per, vediamo che genovese sul tiro libero, vediamo come sarà la palla dentro, speriamo che sarà un ripetita Juventus che potrebbe dare la possibilità di allungarsi. Si ripete, vediamo come sarà, secondo tiro libero eccezionale dentro, 2 su 2 per genovese che va a smuovere il tabellone dei marcatori, era fermo dal 16-6 da parte di Pozzi. Si comincia a giocare con Bernalda lungo il perimetro per De Bellis, aggredito da Leonardon, lungo il pallone per la squadra del Bernalda che prova a lavorare lungo il perimetro, la finta di Filò che prova a penetrare contro genovese, riesce a servire Longobardi, il tiro di Longobardi, pallone che non entra ma ha visto un fallo di Pulazzi, il direttore di gara. Fallo allora di Ray Pulazzi, pallone pronto dalla linea dei liberi per il classe 69 Longobardi, pronto il cambio, fuori Iannone, dentro il numero 13 Torboli che esorde, fa il suo esordio sul parquet quest'oggi. Primo tiro che non si insacca per Longobardi, errore per lui. Seconda possibilità allora per il giocatore di Bernalda. Palla di nuovo sul ferro, Pulazzi prende l'ascensore più in alto di tutti, mette in movimento Torboli. Torboli subito seguito da De Bellis, ancora Torboli, mentre è pronto a rientrare di nuovo Iannone. Leonardon cerca il varco, il pallone che non si insacca, poi Pulazzi mette la sfera fuori nonostante la vittoria sul rimbalzo. Pronto ad entrare Iannone, esce Leonardon. Sfortunato Leonardon perché poteva dare il miglior gap della gara, andare a più 11, non ce l'ha fatta, è stato stoppato. Ora Scauri dovrà cercare di evitare di subire canestro, ripartire e andare ad allungare questa scia. Ci è riuscito Iannone nella prima parte, vediamo, ora è rientrato e speriamo che sarà carico. Ma c'è una buona cosa Giuseppe, un Pozzi che ha evitato l'inserimento della palla per un avversario. È vero che è rimessa del Bernarda, però comunque Scauri c'è anche in difesa. E su questo pallone fermo abbiamo potuto vedere proprio le marcature dei giocatori scauresi a uomo, mentre Pozzi fa prendere lo spazio a Filoi che poi ne tira fuori un tiraccio che manca il cestello del canestro. Può ripartire allora Iannone in modalità playmaker, vai Iannone, forza un po' sul tiro, infatti è così, commette fallo Pulazzi, è secondo fallo anche per lui. Secondo fallo del giovane Pulazzi e qui è una bella grana per coach scaurese Galletti. E si va praticamente a bocce ferme da una parte all'altra mentre è pronto Leonardon a rientrare in campo. Primo tiro libero che si insacca per Longobardi, 18-10 a 2-14 dal termine di questo periodo. Seconda possibilità, ancora Longobardi che fa 2 su 2 in questa occasione, l'arbitro blocca tutto, c'è il cambio per Leonardon, fuori Pulazzi, dentro Leonardon, un giocatore a due falli, deve riposare adesso. Eh sì, anche psicologicamente Leonardon è il capitano, ora c'è Pozzi a ripartire, Scavri ora è scesa a più 7, ma Leonardon è davanti, Pozzi, meraviglioso, meraviglioso. Tre punti, fa sussultare il palazzetto, ancora una volta Pozzi tra i marcatori, mentre va dentro questo pallone messo da Cucinelli. Pozzi, marcatore per il momento a 12 punti personali, quando siamo a 1.46 dal termine di questo periodo. Torboli ha il problema di girarsi, scorrono i secondi, tutto è chiuso, ricomincia fuori da Pozzi, libero Leonardon, l'arbitro blocca tutto, c'è un fallo da parte del numero 15, Russo. Commesso fallo il classe 81, guardia Russo, mentre è in ginocchio praticamente coach Galletti, non so se lo vedete inquadrato mentre va a dare
indicazioni ai suoi. Sta vivendo praticamente la partita, mentre il primo libero si insacca per Pozzi, tredicesimo punto personale, ancora la possibilità di tiro per lui. Pozzi, secondo libero dentro per lui, 2 su 2, ottima media realizzativa di Pozzi, che al momento sta veramente facendo segnare bellissimi numeri sulla statistica. 23-13, di nuovo più 10 Scauri e Aldo, si sta di nuovo rimettendo il largo tra le due formazioni. Largo sì, ma attenzione a non subire canestre, non fare falli. Ora fallo di Pozzi sul numero 10 Maurizio Cucinelli, veramente indiavolato questo numero 10 del Bernarda, che ora avrà la possibilità di effettuare due free throw, due tiri liberi. Primo tiro libero quando manca precisamente 87 secondi e va dentro, quindi si ritorna a distanza di una sola cifra. Vediamo se ci sarà, se farà il ripetita Juventus, ma lo fa. E un'altra volta a più 8. Ora Scauri riparte, Iannone ha la palla, vedremo se con Pozzi nelle due tiri precedenti da tre, entrambi canestro, vediamo. Genovese, mani Saponetta, pare che va fuori. Leonardone che Capiano si arrabbia, possibilità a Bernardo di accorciare la distanza. Ha mancato l'appuntamento con il pallone genovese, nulla da fare per lui. 23-15 che sussiste, mentre siamo a 1-11 dal termine del periodo. Semina l'avversario Longobardi, poi si gioca lungo il perimetro. Filloi cerca la distanza, palla sul ferro, ma è tutto solo Longobardi a saltare. Fallo più canestro per lui, commesso da Leonardon, l'errore sul fallo. E questo potrebbe essere un pallone pesante, mentre bucato il minuto di questo periodo, coach Galetti chiama tutti in panca. 23-17, Bernalda sta attaccata a Scauri praticamente con le unghie e con i denti, e vedendo la situazione dei falli, Aldo, la situazione non è tanto comoda per Scauri. Ha in panchina due giocatori, Pullazzi e Serino, con due falli già commessi, mentre in casa Bernalda sono tutti a uno tranne Ginefra, anche lui in panchina. E dovrà centellinare questi due giocatori, coach Galletti. Sono ragazzi giovani, ragazzi che comunque hanno comunque la propria esperienza, però lo ricordiamo, lo staff dello Scauri ha deciso di assemblare tutti questi giovani che comunque stanno dando delle belle soddisfazioni. Sì, essere a due falli, nemmeno finito il primo quarto, non è una bella cosa, perché non si può giocare al 100% le proprie carte, ma in quest'ultima azione doppio errore da parte di Scauri, perché non è riuscito nel salto a bloccare la palla, a stoppare la palla, e poi si è dato la possibilità all'avversario non solo di metterla al canestro, ma ora addirittura si potrebbe anche sciupare quelle due cifre, visto che siamo a più 6. Possibilità per il Bannata col numero 9 Longobardi, sbaglia, seconda possibilità, vedremo. E Pozzi prende la palla, va sul ferro, quindi ora possibilità almeno di poter chiudere con un allungo. C'è Iannone che porta la palla, ha scaricato fuori da Torboli, vediamo se gli si sbraccia. Pozzi inserisce da due Pozzi e sicurezza, siamo a più 8, 40 secondi a termine. E notavo praticamente 2 su 3 la media realizzativa dei tiri da 3 da parte dello Scauri, mentre 1 su 5 sta pesando proprio questo per il Bernalda, che non riesce a trovare il canestro alla distanza, mentre è un Pozzi stellari, 14 punti per lui al referto, ma arriveranno gli altri due tra poco. 25-17, attendiamo l'aggiornamento del sito della Lega che cura la statistica. Leonardon allora prova a tenere il pallone lontano, vuole giocarsi questi ultimi secondi. Va Leonardon, attacca il canestro, dentro il pallone per lui, e regala pochi secondi da giocare al Bernalda. Si riparte subito, Filloi, distanza siderale per lui, pallone che si infrange contro il vetro. 27-17, questo è il punteggio del Palaborrelli dopo il primo periodo di gioco. Entrambe le squadre arrivate a 5 punti, e la statistica dice che Pozzi ha segnato 16 punti in un solo quarto. Praticamente
su 27, solo 11 lasciati ai compagni, poche briciole prima di così, e basti pensare che in seconda posizione in questa speciale classifica marcatori c'è Iannone con 5 realizzazioni, un Pozzi sugli scudi, Aldo. Beh, 16 punti d'un quarto, io direi che è una cosa mastodontica, perché di solito sono i punti che si fanno in tutta la gara. Speriamo che continua di questo passo. Chiaramente il coach Galetti dovrà cercare di dosare nella meglio soluzione i giocatori, non può far giocare per tutta la gara, ed è veramente avere già 10 punti scatto su questo primo quarto. Va bene, Scauri deve continuare su questa marcia, merito anche di un Iannone super, e ha fatto canestro, è rientrato dentro, si è presa la palla, ha rubato palla a contropiede, canestro più 2 tiri liberi. Meglio di questo Scauri veramente non poteva. Un primo quarto che praticamente ha portato via 30 minuti reali di gioco, quindi ciò la dice lunga per il frazionamento della stessa partita. Tutto pronto, mancano pochi secondi all'inizio del secondo quarto e coach Galetti si sofferma ancora con i suoi a parlare di eventuali situazioni da migliorare. E un coach Galetti che staremo a vedere se cerca di sfruttare ancora una volta Serino e Pullazzi. Sta soffrendo il reparto dei lunghi in casa Scauri, praticamente due pivot fermi con due falli, e tocca a Pozzi giocarsi il ruolo di pivot. Tutto pronto allora, pallone che sarà per Bernalda, che guiderà di nuovo le danze in questo secondo quarto. Sarà il numero 10 Cucinelli, autore di 10 punti personali fin qui, a rimettere in gioco il pallone. Cucinelli si fa largo, riesce a ricevere il pallone De Bellis, si attacca subito il canestro, poi da lontano Russo, 3 punti per lui, buono il tiro della guardia, la posizione centrale, insacca 3 punti e smuove subito il tappellone, 27-20. Leonardon vuole il movimento di Genovese, si smuove Iannone invece, riesce a prendersi la sfera, approfitta del blocco di Pozzi, poi tutto solo là sotto, va a insaccare Pozzi, 18° punto, ancora Pozzi al taccuino dei marcatori. Si riparte con Bernalda, il numero 12 De Bellis, playmaker classe 77, una squadra abbastanza esperta quella di Bernalda, mentre c'è il fallo di Pozzi. Secondo fallo segnato al giocatore scaurese, al passivo ovviamente. Dai e vai tra i due di Bernalda, il tiro che trova il ferro solamente, riparte Tolboli, l'imbalzo è suo. Genovese può cercare la tripla, prima non è stato fortunato, neanche questa volta, 2 errori su 2 per lui dalla grande distanza. Riparte allora Bernalda con il numero 10 Cucinelli, prova ad entrare subito sotto per Russo e qui c'è il fallo di Torboli, che ha provato a prendere il tempo, abbastanza netto il fallo. E attenzione, perché stiamo salendo nel computo falli da parte di tutti i giocatori, siamo già con 4 giocatori con 2 falli, attenzione che si rischia veramente anticipatamente di uscire. Scauri sì, ha preso un bel largo, ma ora addirittura si chiede 2 invece di dare un tiro libero, ne ha dati 2, vediamo. Il primo è andato, canestro da parte del numero 15 Russo, vediamo se ci sarà questa possibilità. 2 su 2, coach ne chiedeva 1, ma ora Scauri la migliore risposta è quello di poter riuscire subito a realizzare i 2, magari con Pozzi che da 3 è scatenato. C'è Torboli per Leonardon che chiama lo schema, nessun compagno è libero, c'è Pozzi che viene marcato come un francobollo, d'altronde il miglior realizzatore del primo quarto con 16 punti, soprattutto da 3. Torboli meravigliosamente si va a più 10, Giuseppe. Di nuovo ristabilito il gap allora, 32-22, 8:30 da giocare in questo secondo quarto. Pallone per Bernalda, Torboli che praticamente ha messo dentro i suoi primi 3 punti della gara. Tanto c'è subito la risposta che non trova sotto canestro il giusto rimbalzista, c'è il fallo da parte di Marinelli che taglia fuori Pozzi. Marinelli che fa segnare il suo secondo fallo personale, mentre è pronto il cambio, fuori lo stesso numero 10, anzi fuori 10 Cucinelli,
autore dell'errore dal tiro, è dentro il numero 30 Ginefra. Sarà Scauri a giocare allora questo pallone per Iannone, si allarga Leonardon, si scambiano spesso e volentieri il ruolo i due. Iannone per Genovese, non è fortunato la linea dei tre punti quest'oggi Genovese, spazio sotto, tutto a dovere, bravo Iannone che si ferma, non vede le luci dello stop accese, il numero 15 russo, e commette fallo, 32-22, bravissimo Iannone, perché là sotto oltre a mettere i punti dentro sta trovando i falli pesanti, perché spesso e volentieri portano i giocatori a sbagliare questi tanti falli. Possibilità, miglior gap della gara, più 11, 33-22, seconda possibilità per il giocatore di fondi, vediamo, dentro, 34-22, miglior gap di tutta la gara, 8 minuti e 08. Iannone che mette dentro, settimo punto della gara, e ancora ne ha tante da giocare. Pallone per Bernalda, in avanti per Marinella, fa valere l'esperienza su Genovese. Pallone in mezzo, russo, arriva di gran carriera e costringe Iannone a commettere fallo. Un russo che avrà a disposizione altri due liberi, finora ne ha messi due su due, 5 punti personali al referto. Primo fallo anche per Andrea Iannone, l'unico che era fermo al palo a zero, adesso rimane solo Genovese a quota zero tra i giocatori in campo per Scauri. Si invita ad asciugare il pallone mentre arriva il cambio dopo i liberi, dice il direttore di gara, pronto ad entrare il numero 19 Filloi, Pablo German Filloi, classe 1980, russo, primo libero per lui e dentro il pallone, seconda possibilità allora per aumentare il bottino per Bernalda, dentro allora, 34-24, e si può concretizzare il cambio chiesto prima da coach Binetti. Genovese a rimettere il pallone in gioco, marcato stretto Leonardon, dovrà farsi vedere Iannone, servito invece Leonardon, si allarga Genovese, prova a portare il blocco, a difendere il proprio play. Leonardon avanza, serve per Torboli, sceglie bene lo spazio, fuori per Pozzi, tiro solo ferro per lui, mano calda per Pozzi ma non abbastanza su questo tiro, russo, tutto chiuso, c'è Iannone in marcatura, si riparte con Marinello, 16 secondi, ancora il lob di Filloi che non trova, ben disposto Longobardi là sotto, nulla da fare, pallone sprecato per Bernalda e può ripartire Scauri, ancora più 10 Aldo. Giusta distanza, due cifre, quello che serve per mantenere gli avversari nella massima distanza, Genovese si inserisce, volé, e palla che esce fuori, sembrava andare dentro ma occasione per il team in canotta blau-rossa, ora ancora Bernarda con il palleggio da parte di Ginefra che cerca un varco, sono tutti marcati, ora si libera Pablo Filloi da tre e dentro, questo argentino veramente sta dando dimostrazioni ogni volta che tenta il tiro o da tre o da dentro il raggio, riesce a fare dentro, Pozzi scarica, Iannone fuori, Torboli gira la palla, Leonardon, vediamo che cosa fa, miglior risultato, da tre. Scauri che lavora di perimetro, potremmo dire così per definire questa azione, con Leonardone che va a concretizzare 3 punti che mandano Scauri a più 11, 37-26, con 6 e 15 da giocare. Filloi prova lui a scaricare, l'arbitro vede passi dell'argentino, nulla da fare per lui, bravo Torboli, comunque in ombra dietro al giocatore che era pronto a scattare. Sarà lo stesso Torboli a rimettere in gioco il pallone, uno Scauri che perde il pallone, Leonardon va a saltare, non rischia il fallo Torboli, qui è stato un errore gravissimo in casa Scauri, bisogna riprendersi subito a livello psicologico, allora Leonardon riprende al piccolo trotto, prova a sfruttare il blocco, nulla da fare, Leonardon in mezzo per Pozzi, dalla linea dei liberi, palla sul ferro, non riesce nel rimbalzo Leonardon, si è un po' spento Pozzi, infatti è pronto ad entrare Pulazzi, ancora lungo il perimetro Bernalda, si allarga il pallone per Longobardi, il tiro dalla distanza
tre punti ancora per il classe 69. Galletti chiede il time out. Iannone per Torboli, subito sull'asse, ferma tutto Torboli, prova a ragionare Leonardon. Ancora Leonardon osserva il piazzamento dei suoi, poi sfugge via il pallone dalle braccia di Iannone. Gioca con molta tranquillità, quasi a palla avvelenata il Bernalda, che vuole ragionare, chiama la calma coach Binetti. Filloi dalla distanza, taglia fuori Pozzi Longobardi e poi arriva Genovese a commettere fallo. Secondo fallo per lui in questo, anzi primo fallo per Genovese, anche lui sul taccuino dei cattivi. E intanto è pronto il cambio, fuori Torboli, dentro Serino, non Pullazzi. Fuori Pozzi, vediamo, Scauri rimanda dentro Torboli, quindi fuori Pozzi, dentro Torboli, era stanco Pozzi. Stanco anche elementi da parte di Scauri, che veramente in un minuto il vantaggio è sempre più 12, se lo stanno giocando tutto, perché ora si è più 5 possibilità per numero 15 Roberto Russo, vediamo, a più 4. Veramente un periodo ombra da parte di Scauri, che deve cercare di uscire fuori in una maniera più assoluta, deve portare calma, ma soprattutto iniziare a bombardare la 3, chiaramente metterla dentro. Addirittura rischia di subire un fallo Serino, ma palla persa e se ne va da solo Cucinelli, il coach del Bernalda, che dice calma, ora ragiona Filloi per Cucinelli. Vada fuori, attenzione, è fallo da parte del neo entrato Serino. Terzo fallo per Serino e deve entrare Lombardo, mentre è stato chiesto il time out. 37 a 33, Scauri non segna dal 37 a 26, praticamente un'eternità concessa alla squadra ospite del Bernalda, e un Bernalda che praticamente sta risalendo la china. 11 punti per Russo, ormai miglior marcatore dei suoi, ha superato Cucinelli a 10 punti personali. D'altra parte in panca l'autore dei 18 punti Pozzi, anche se stava dando segni di stanchezza, ben 14 minuti all'attivo per Pozzi, che praticamente ha giocato tutto il primo quarto e parte del secondo senza mai fermarsi, e c'è dentro ancora Genovese con 15 minuti giocati, e Iannone che praticamente ha fatto un piccolo pit stop, è entrato e uscito dalla corsia della panchina di coach Galletti. Pronto a rientrare al lavoro il Bernalda, mentre il tabellone ci viene mostrato adesso. 4 falli per Scauri, 2 per Bernalda, 37 a 33, il punteggio l'avevamo già visto, è possibilità di arrotondare per Filloi dalla linea dei liberi. Filloi che al momento è a 5 punti e non aveva mai avuto possibilità di presentarsi dalla linea della carità, ci va adesso con la voglia di fare 2 su 2. Filloi, primo libero per lui, dentro in modo accademico il tiro di Filloi, seconda possibilità e dentro anche il secondo pallone. Tanto coach Galletti manda nella mischia anche Lombardo, siamo sul 37 a 35. Riparte Leonardon, ancora Leonardon, spazio per Torboli, il tiro ferro solamente, rimbalzo che è del numero 10 Cucinelli. Riparte Bernalda con la possibilità di andare in pareggio, adesso siamo a 4:20 dalla fine del secondo quarto. Si gioca sulla distanza adesso per Bernalda. Russo in mezzo per Filloi, Lombardo prova a saltare con le molle, commette fallo il giocatore di coach Galletti, che palleggia nervosamente. Ancora il pallone consegnato a Bernalda. Giuseppe, serve nella maniera più assoluta e la realizzazione da parte di Scauri Canizzi per sbloccarsi, perché veramente sta andando molto male. Come detto tu, possibilità ora del Bernardo di poter pareggiare con Filloi, palla che va dentro e ora il Bernardo non sbaglia un canestro. Seconda possibilità, Pablo Filloi, siamo in parità, buttare 12 punti di vantaggio è un peccato. Siamo a circa 243 secondi al termine di questa metà gara. Leonardon si va sotto Leonardon, ha trovato Iannone, addirittura il Bernarda che pressa con due giocatori,
non fa ragionare gli scauresi. Lenardon se ne va da solo, meraviglioso, ma trova il ferro, attenzione che è scoperta Scauri, ma perde tempo il Bernarda, quindi ritornano tutti i giocatori, si riparte da zero, si rimette a chiamare lo schema, Scauri pressa 1-1, attenzione Pozzi si appiccica come un avversario, ma ancora una volta il numero 30 Ginefra, attenzione Filloi, e segna il più da Scauri, da più 12 a meno 2. Ora si aspetta solo la fine di questo metà gara, ma Scauri deve reagire, sembra quasi stanca. Ora Torboli finalmente da 3, Lombardo non ce la fa, Lombardo non è entrato come nella gara precedente, Giuseppe, che abbiamo visto con Scauri, è entrato lui, ha fatto fare punti a corso. Scauri 181 secondi a termine di questa metà gara, deve rispondere. 37-39, Scauri non segna praticamente da una vita. E intanto ancora Bernalda che sta giocando alla grande questo secondo quarto. Pallone messo in avanti per Cucinelli, sotto per Longobardi, lo lascia sul posto Pozzi e dentro ancora due punti per Longobardo. Per Longobardi, scusate, 37-41, ormai messo il vuoto. Pensate, Scauri non segna dal 37-26. Leonardo Giannone prova la penetrazione, c'è fallo a favore dello Scauri, è pronto il cambio, andrà dentro Genovese, uno dei più presenti tra i biancoazzurri, fuori Lombardo, non positivo per il momento il suo impatto con la partita, mentre ci sono problemi anche per Serino. Riparte Bernalda, 37-41 più 4 per gli ospiti, che stanno praticamente, hanno capovolto una gara e stanno guidando adesso sul parquet del Pallaborrelli quasi in maniera inaspettata. Intanto Genovese, non c'è fallo, ma il pallone del Bernalda, ultimo tocco di Genovese, sarà allora il numero 10 Cucinelli a mettere in movimento il pallone. Sugli scudi per il momento Russo, 13 punti personali, mentre c'è fuori il pallone conquistato dallo Scauri e rimessa che sarà allora a favore di Leonardon. Si propone Genovese, servito dai e vai tra i due, Leonardon deve cercare di rimettere in parità le cose. Scauri prova Leonardon, la penetrazione, il suo gancio ancora una volta sfortunato, si porge il contropiede, allora De Bellis si arresta la sua corsa, si ricomincia con Filloi che prova ad aggredire per vie centrali. Pallone rubato, ma ancora può giocare Bernalda, mentre è pronto ad entrare Serino. Cucinelli prova a seminare Torboli, Cucinelli va all'attacco e segna altri due punti, tanto frana a terra Pozzi, 37-43, irriconoscibile lo Scauri in questo secondo periodo. Leonardon a giocare il pallone, ancora Torboli, Genovese, Leonardon per Riannone, quasi stregata la retina del canestro per Scauri. Giannone deve cercare il tiro a distanza, Pozzi prova a sbloccare lui, nulla da fare, e poi dentro il pallone, arrivano finalmente due punti, mamma mia quanto ci è voluto, un minuto da giocare, 39 Scauri, 43 Bernalda. Serino torna in panca, a spasso con il pallone Cucinelli, lo fronteggia Torboli, Longobardi, il suo gancio dentro altri due punti, a vita dura Pozzi, non riesce ad arginare Longobardi là sotto. Non so cosa è successo a Scauri, forse la stanchezza, il calo psicologico, Bernardo ha approfittato, ma ora c'è Genovese, addirittura gli nega una possibilità da tre, canestro, ma l'intelligenza di Bernardo a negare la possibilità del tiro da tre, che Scauri ha dei giocatori che sono capaci e anche senso di intelligenza. 41-45, pochi spiccioli da giocare prima di andare a bere un bel tè caldo. Longobardi gli ruba il pallone Pozzi per un attimo, ancora Longobardi, scarica per Filloi, carica per un attimo il tiro, poi dalla distanza
pallone che si insacca pesante per il numero 30 Ginefra Leonardon sul suono della sirena, il tiro che gli regala Solonferro, 41 a 48. Scauri è sotto in un secondo quarto che praticamente è da dimenticare per i ragazzi di coach genovese, che escono adesso incitati dai propri tifosi. Un 41 a 48 che sarà veramente un punto di partenza da seguire per lo Scauri. Linea che va alla seconda parte di gara.
Immagini di questo secondo tempo che partono dallo Scauri che entra in campo. Sicuramente dovrà avere la squadra di Coach Galetti un'altra testa in confronto al secondo quarto disastroso per l'economia scaurese. 14 punti segnati, ben 31 subiti da Bernalda, e si ricomincia sul 41-48. Leonardo in possesso di palla per Zerino. Iannone prova ad aggredire, ancora Iannone cerca il varco, lo trova per Scauri, due punti che muovono il punteggio allora di questo inizio terzo quarto. 43-48, riparte Bernalda. Cucinelli, love in mezzo, bellissima la risposta di Iannone nel passaggio verso De Bellis, mette fuori la sfera e consegna comunque il pallone sotto a Bernalda con 15 secondi a disposizione per cercare il tiro. Pallone fuori, sbaglia questa volta il numero 30 Ginefra, ma ancora più bravo di lui Leonardo a cercare di attaccare e costringere a mettere il pallone fuori al giocatore ospite. Riparte proprio Leonardon, 5 punti di distacco, meno 5 Scauri, bisogna risalire la china. Leonardon per Zerino, rientrato in campo, Pozzi lungo il perimetro, un Pozzi che si è spento, poi Genovese cerca la tripla e infiamma il palazzetto, dentro 3 punti importanti. 46-48 adesso, 9-11 da giocare. Pallone servito per De Bellis, prova a penetrare De Bellis, il tiro molto lento, non trova il canestro, riparte Iannone allora, taglia il campo per Leonardo, lungo il perimetro, Genovese può prendere il compasso, dentro 3 punti, risposta gagliarda dello Scauri, 49-48, in un minuto rovesciato tutto. Si era tornati nel tempo lungo, sortiti. Ma a un certo momento Coach Galletta ha detto ora basta, bisogna riprendersi ciò che ci spetta. Meraviglioso Scauri da 41-48, ha fatto 8 punti, siamo ora sul risultato sempre 49-50, scusate, 8 punti consecutivi di Scauri, meglio non si poteva, ma ancora non è finita perché bisogna ritornare in avanti con la distanza delle due cifre. Commette fallo Filloi, secondo fallo per l'argentino ai danni di Pozzi, e allora pallone sotto per Iannone, 49-50, 8-17 da giocare in questo secondo quarto. Genovese salito sugli scudi, 7 punti per lui. Genovese prova la penetrazione, nasconde il pallone, poi Serino, il rimbalzo è sotto, è suo, commette fallo il numero 50 Marinelli. Praticamente si era ancorato a Serino che aveva trovato subito il varco, e Coach Binetti manda subito in campo l'esperto Longobardi. Fuori allora Marinelli, dentro Longobardi, Marinelli, terzo fallo fatto per lui. Sfera per Genovese, Genovese che praticamente adesso ha messo 2 su 4 dentro dalla linea dei 3 punti. Iannone prova a chiudergli la vista De Bellis, poi Pozzi non trova la via del canestro, rimane sul 49-50 il punteggio. Si riparte subito in avanti con Bernalda che prova a mettere il distacco lungo il perimetro, la penetrazione, fuori lo scarico per Longobardi, non va il primo tiro, si ricomprende comunque nel rimbalzo, poi Pozzi arpione del pallone. Si riparte con Iannone che semina due avversari, il gancio basso per Serino, dentro due punti, di nuovo contro sorpasso, 51-50 con Bernalda che potrà giocare. Longobardi per il compagno numero 12 De Bellis. De Bellis si allarga a Filloi, servito Cucinelli, osserva il piazzamento dei compagni, 13 per tirare, Longobardi alle prese con Serino, ancora Longobardi, consegna il pallone a Cucinelli, può tirare da tre, finisce la penetrazione su Serino, va a tirare Cucinelli, pallone sul ferro, una danza per la sfera che poi si insacca. Leonardon subito a rivenire in avanti, va il playmaker di Casascauri, 51-52, tira e molla per il momento delle due squadre. Iannone può entrare, cerca il tiro, ferro solamente, il rimbalzo è più alto di tutti i Pozzi, conquista la sfera e mette dentro altri due punti, si rimane agganciati praticamente. Dai e vai tra le due formazioni che adesso si sfidano a colpi di un punto alla volta per il vantaggio. Cucinelli, pallone per lui, alle prese con Genovese, non deve lasciargli spazio il giocatore di Scauri. Filloi prova a cercare il tiro
che si insacca, nulla da fare per Pozzi che era lì in chiusura. Serino 53-54, Aldo, praticamente una molla che tira in avanti una volta una e una volta l'altra. Pioggia di canestri, Scauri che inizia col turbo, segno più perso, segno più recuperato, e ora la fretta di tirare molte volte, invece il canestro va a prendere il ferro, ma si conquista questo tiro libero. Questo è lo Scauri che piace, lo Scauri rivisto. Vediamo ora se ci sta la possibilità, ma un Bernard che si chiude a riccio, pronto a pressare e a togliere la palla agli avversari. Annone va a Pozzi, si riparte per Lenardon. Lenardon sui avversari, ancora il giocatore Fontano. Iannone, vediamo, pressa addirittura da due, scarica Pozzi, subisce fallo addirittura. Giuseppe, è stato intelligente Cucinelli che ha negato la possibilità da tre, visto che Pozzi ha fatto vedere delle bellissime cose sul primo quarto, mettendo delle belle bombe da tre e allungando Scauri. Si è arrabbiato come una belva genovese, voleva il pallone da Pozzi e non aveva tutti i torti, era libero per il tiro da tre punti genovese. Fatto sta che adesso va a dare il 5 al suo compagno, bel gesto di fair play di Genovese. Primo tiro messo in cascina per Pozzi, secondo dalla linea dei liberi, dentro 2 su 2. Il pallone per Pozzi che fa segnare di nuovo il vantaggio per Scauri, 55-54. Fuori Filloi, dentro Russo, uno dei più ispirati in casa Bernalda, 13 punti personali, 19 per Cucinelli. Longobardi alle prese con Serino, ancora Longobardi, un pivot vecchio stampo, classe 69, tiene la sfera, chiama il movimento dei suoi, poi si allarga il numero 30 Ginefra, spassa il pallone, dai e vai per Cucinelli, bisogna tirare. Longobardi cerca lui il tiro, dentro due punti sulla sirena. Iannone per Leonardon, Binetti si sbraccia, vuole lo schema per i suoi, Iannone libero di tirare, è così, bomba per lui, dentro tre punti, 58-56, più due Scauri. E dall'altra parte risponde subito De Bellis, ferro solamente, riparte Iannone. Allora Iannone, piccolo trotto, si ferma, sfrutta il blocco di Serino, prova la penetrazione, terzo tempo forzato questo tiro, poi pallone fuori. Serino, Iannone ha cercato, Aldo, di forzare, non è stato fortunato, ma bisogna cercare di penetrare, obbliga Binetti al timeout. Francesco Binetti era entrato quasi in campo a prendere e a strigliare i propri giocatori che stavano andando male, fortunatamente per lui che non se ne è accorto il duo arbitrale. Se ne è accorto in questa situazione, ha chiamato timeout. Scauri ormai è come un fiume in piena, 58-56, sta giocando tutto per tutto. È veramente un secondo quarto che ha buttato dopo un cospicuo vantaggio. Ora Galetti vuole un'altra volta, state in campana, svegli, prendete questa palla, mettetela dentro. Giuseppe, l'emozione proprio di questa gara è proprio questo, l'avevamo detto a inizio gara, che praticamente Bernarda, seppure nelle ultime posizioni, per uscire al meglio dai play-out, vuole battere le grandi e non ha nulla da perdere. Questo è lo spirito di queste prime quattro giornate e chissà alla fine, nel lungo andare, che altre emozioni avremo su questo parquet e nonché da questo Scauri. Un Bernalda che ha venduto caro la pelle nella scorsa giornata, 76-77, alla fine l'ha spuntata il Francavilla degli ex scauresi, potremmo dire così, ma questa è tutta un'altra storia. Si torna a giocare, Jacopo Pozzi per il momento, 24 punti personali, miglior marcatore in campo, pronto lì a cercare il varco, sfera per Leonardon. Va Leonardon, vuole il movimento di Genovese che si va ad appostare lì dal limite della linea dei tre punti, servito adesso, cerca lui il tiro, ferro e poi dentro. Genovese rientrato alla grande sulla linea dei tre punti, praticamente 3 su 5 i suoi tiri che fanno segnare il 61-56 adesso per Scauri, che sta cercando di scavare il solco, ma deve essere un solco più profondo in confronto a quello scavato nel primo quarto. Intanto si arrabbia la tifoseria scaurese, fallo proprio di Jacopo Pozzi. Altro fallo di Pozzi e siamo a quota 3, attenzione perché si rischia di uscire, mancano 4 minuti e 38 alla fine di questo quarto, però meraviglioso Genovese, il giocatore
nativo di Erice, palla sul ferro, non la tocca nessuno, Iannone accelera, Iannone, Serino, wonderful canestro. Tutto facile per Serino che sale in cielo a mettere dentro la layup proposto da Iannone. Cucinelli, il migliore dei suoi. Ancora un bel periodo per Longobardi, prova ad attaccare, commette fallo genovese. Anzi no, fallo di Serino, non di genovese. Serino si arrabbia, la panchina scaurese, quarto fallo per Serino. Pronto il cambio per Torboli. 4 e 11 da giocare, Serino va a riposare in panca, arrabbiatissimo, il numero 8 della squadra dei Delfini. Fatto sta che dentro ci va Torboli, 63 a 56, 4 e 11 da giocare e arrivano due punti per Bernarda con Russo che sfrutta al meglio il passaggio sotto canestro. Leonardon riparte per Scauri, 63 a 58, ancora Leonardon, si spazia per Genovese. Perde il pallone genovese, Longobardi prova a prendersi la sfera, tutto solo, va a saltare, dentro due punti per Longobardi, 63 a 60, ancora una volta Bernalda fa vedere dei ritorni di fiamma incredibili, emozione a salire, Leonardone che chiama i propri giocatori a svegliarsi perché ora sta subendo troppo. Bernalda è tutto in avanti, Scauri è veramente, ha perso il senno, non riesce più ad avere il comando. Attenzione, la velocità e la svettezza di questi giocatori lucani sta mettendo in difficoltà, attenzione, palla, fallo, fallo, veramente invece di dare fallo a favore di Iannone è stato fallo per il Bernarda. Questo è il giudizio dell'arbitro. Scauri che ora si trova a più 3 ma rischia di subire un'altra volta il segno meno. Fallo sotto canestro, un'azione abbastanza concitata per questa fase di gioco, il pallone per Iannone comunque, aveva visto male Aldo, forse abbagliato dai lumi di questa azione. Fatto sta, 63-60, 3-38 da giocare in questo quarto e bravo Iannone a conquistarsi questo fallo che soprattutto allontana il Bernalda dalla zona pericolosa. Sotto il canestro di Scauri, Iannone, primo libero per lui, pallone dentro. Insacca il suo 13° punto e Iannone, ancora la possibilità di un tiro libero. 5 su 6 per Iannone allora, 65-60 il punteggio adesso. Riparte Cucinelli, alle prese con Torboli, Cucinelli, marca alto Scauri adesso. Poi Cucinelli, spalla a spalla con Torboli, poi Longobardi, marcato da Genovese. Costretto ad adattarsi dall'assenza di Serino al momento. Fuori Leonardon, fallo, fallo di sfondo di Longobardi. Bravo Leonardon a cercarsi questa occasione e a capitalizzarla. Secondo fallo personale di Longobardi. Un giocatore che comunque sta giocando numerosi palloni e che soprattutto sta giocando in maniera pulita. Secondo fallo per un giocatore del genere vuol dire un'esperienza là sotto incredibile. In questo momento devi usare principalmente la testa, avere la mente sgombra, non usare la forza bensì farsi fare fallo, far respirare la propria squadra, ripartire e fare canestri. Scauri ha preso un'altra volta il periodo buio ma ora ne è uscito, è Leonardone con la maglia numero 5, la meraviglia delle meraviglie questo tiro da 3, Scauri va più 8 e si inizia a respirare. Che taglio però di Iannone che ha visto libero il suo play, tutto pronto, si è posizionato bene, ha preparato la valigia e poi ha fatto questo tiro da 3 che impressiona per la precisione al tiro di Leonardone. Intanto c'è fallo proprio del numero 5, playmaker scaurese, che commette il suo secondo fallo personale. 68 a 60, questo dice il tabellone del Pallaborelli, a 2.47 dal termine di questo terzo quarto. Si caricano i giocatori di Scauri, si muove Russo sotto canestro, bisogna stare attenti là sotto. Longobardi, Longobardi prova a seminare Genovese, ancora Longobardi, fa il buono e cattivo tempo contro il numero 11, va a cercare lo spazio, poi Pozzi si prende il rimbalzo, consegna la sfera a Iannone, ancora Iannone, c'è libero Leonardo, non visto Genovese, prova la penetrazione, va a cercare il tiro da tre, il tiro in elevazione sul terzo tempo, fallo commesso dal numero 50 Marinelli, quarto fallo per lui. Ecco qui coach Pinetti dovrà centellinare adesso le presenze della canotta numero 50.
E ora praticamente il Genovese ha la possibilità di tirarlo libero, ora c'è un cambio, anzi doppio cambio. Vediamo che uscirà il numero 50, Marinelli dentro il numero 19, Pablo Filloi, Genovese che seppure prima Bernalda non dava possibilità di tiro da tre, ora si è fatto prendere un po' la mano, ha aspettato, ma con due tiri liberi si spera poter azzeccarli entrambi per poter far siglare la doppia cifra come gap. Tanto si lamenta con proteste vibrate coach Binetti. Genovese intanto libero per lui, scala il silenzio sul paraborre. Genovesi mette dentro questo pallone, in un attimo arriva praticamente il buio totale da parte degli sconvolti che seguono in trepidante attesa il tiro di Genovese. Secondo libero per lui, 2 su 2 che va a cercare poi il conforto del pubblico. 70-60 più 10 scauri, ma non bisogna illudersi. Torboli e questa volta ci casca nella ricerca del fallo da parte di Cucinelli. Fallo commesso da Torboli, terzo fallo per lui e sfera ancora per Bernalda che ha 17 secondi a disposizione per cercare la conclusione. Cucinelli in mezzo a due uomini, Iannone commette fallo anche lui, si arrabbia il giocatore Fondano ma nulla da fare. E qui Cucinelli è stato pesante, due giocatori al fallo, quindi è stata importante questa sua azione fin qui e non è ancora finita. Liberi allora per Cucinelli che può mettere dentro due punti che segnerebbero il più 8 ancora per Scauri. Uno messo a segno e secondo tiro a disposizione, 2 su 2 per Cucinelli che fa segnare 18 punti al suo attivo. Mentre c'è ancora Pozzi, la sua 24 punti segnati, si è un po' raffreddato la Pozzi dopo un primo quarto veramente stellare, da media quasi NBA per lui. Pozzi, dai e vai per Leonardon. Scauri è fermo dal 70 al 60. Leonardon prova la penetrazione, scarica per Torpoli che può scaldare la mano, ferro solamente. Genovese, rimbalzo suo, dentro il pallone, l'arbitro annulla, infrazione di passi per Genovese che era fermo sul piede perno, ma l'arbitro è inamovibile. Passi per Genovese, canestro annullato e 1.55 da giocare con il pallone tra le mani di Bernalda. Riparte Filloi. Russo, passaggio per il numero 30 Ginefra. Filloi si lavora per lungo il perimetro per Bernalda. La penetrazione del numero 15 Russo, ferro solamente, sfilato fuori. Pozzi può giganteggiare sotto canestro, rimbalzo difensivo per lui, praticamente 6 rimbalzi difensivi per Pozzi. Leonardon semina il diretto avversario, il numero 30 Ginefra che commette fallo, terzo fallo personale per il giocatore numero 30 del Bernalda. E qui Leonardon va a cercare di mettere due liberi che potrebbero far segnare di nuovo il più 10. Il Bernalda si è trovato fuori posizione addirittura, primo errore. Stavo dicendo che dopo il tiro la palla sul rimbalzo, sul ferro, nessun giocatore del Bernalda era presente praticamente sotto la campana. Ora Leonardon va dentro, significa che anche Bernalda ha iniziato un po' a tirare i freni, perché di solito ha dei giocatori esperti, ha dei lunghi che sotto canestro potrebbero prendere la palla. Addirittura Leonardon come un turbo va a togliere la palla al giocatore esperto come Cucinelli, che nella parte iniziale di questi quarti. Pozzi ora va dentro. Torboli che corregge il tiro da tre, siamo a più 11. Scauri ora è ritornata dove era, il danno il pubblico di Scauri si fa sentire. Quinto punto realizzato da Torboli mentre Scauri è in avanti più 11. Tanto si perde la marcatura adesso Leonardon, lungo il perimetro Cucinelli, tiro di tre punti che impatta sul ferro, riparte Leonardon mentre problemi di mani bagnate per Genovese. Iannone salta più in alto di tutti, poi è Cucinelli a mettere fuori il pallone su questo rimbalzo difensivo. Palla fuori, 24 secondi a disposizione di Scauri mentre solo 32 da giocare in questo terzo quarto. Torboli si libera, Iannone non è visto, all'indietro per Pozzi, si prende la sfera, prova la penetrazione, va a insaccare in terzo tempo, tocca per un attimo il pallone a Longobardi.
Può ripartire allora Pozzi, e si riparte con Bernalda invece sul campo con Ginevra. Ginevra che cerca di giocarsi questi ultimi secondi del terzo periodo. Chiama i suoi ad allargarsi. Torboli risponde con l'altro schema. Ginevra impatta contro Torboli, ci sarebbe anche piede, non chiamato. Chiuso da Russo Torboli, palla fuori. Non visto un piede, si arrabbia il pubblico scaurese. C'era un piede grande come una casa, Aldo. Purtroppo non è riuscito il duo arbitrale a vederlo, poi l'impatto contro Russo da parte di Torboli. Fatto sta che si ricomincerà con il pallone tra le braccia di Bernalda, che potrà giocare con Cucinelli. 2 secondi a disposizione, bisogna praticamente tracciare un'autostrada verso il canestro adesso per Bernalda. Bernalda vuole il tiro da tre, infatti Leonardo si mette davanti, attenzione, Pozzi vola, sciupa, occasione Giuseppe Ghiotta, ma la sciupa, troppa sufficienza, poteva essere più 16, ma si chiude 75-62. Sprecone Pozzi in questo caso, aveva visto il piatto lì, tutto apparecchiato, e purtroppo capita anche questo, a un certo punto quando arrivi scarico perdi il lume della ragione. 75-62, grandissima risposta di Scauri che va a mettere 24 punti in questo parziale, mentre ne ha messi 16 solamente il Bernalda. Si infiamma il pubblico perché quello che andremo a vivere fra poco è praticamente il quarto decisivo, e soprattutto Scauri lo affronterà con un più 13 che Bernalda però ha dimostrato di poter rimontare in qualsiasi momento. Andiamo a vedere le statistiche. Pozzi 26 punti personali con il 28esimo mangiato sul finire poc'anzi. 14 punti per Iannone, 15 per Genovese, salito sugli scudi proprio in quest'ultimo periodo. In panca Cesserino a 6 punti, Leonardo a 9 e Torboli a 5. Dall'altra parte risponde Bernalda con 15 punti, a pari merito Longobardi e Russo, mentre Cucinelli ne ha fatto segnare ben 18. Ginevra a 3 punti e Filloi a 11, risponde per completare il quintetto base. Tutti a zero in panchina. Una curiosità, c'è Levorato e Bernardino a 0 minuti insieme a Danese nel Bernalda, quindi una squadra ospite che ha giocato praticamente con 7 uomini attivi. Dall'altra parte Pescauri a 0 minuti solo Bacciglieri e Giammo, praticamente 2 under, segno che comunque coach Galetti ha ruotato 8 giocatori al momento. Per gli amanti delle statistiche, 9 su 16 dai 3 punti per Scauri, 4 su 13 per Bernalda. Ma è tempo di lasciare i numeri, tornare sul parquet, perché è tutto pronto per il quarto della verità. Annunciato dalla sirena, Aldo, Scauri deve cercare l'allungo di nuovo e deve mantenere le distanze. Deve evitare il secondo quarto, fotocopia della parte iniziale del set precedente. Lo deve portare dal primo secondo fino all'ultimo. Si è più 13, ma attenzione, abbiamo già rivisto il secondo quarto come da più 12 si è andati a meno 7, perché poi non c'è più possibilità di recupero. Guardate che fallo, attenzione Bernalda, attenzione, tiro da 3, palla che va sul ferro, ma Scauri non è pronto a bloccare la palla, si riparte, il rischio di palla che si perde, ma ancora il Bernalda che cerca più di usare la mente e poca velocità. Attenzione, conclusione ferro, palla saponetta, troppo saponetta Giuseppe, troppe mani saponetta che non hanno permesso a Scauri di ripartire e di allungare almeno sulle più 15. Attenzione ora, le mani saponetta sono dovute al parquet, tanta umidità qui oggi al Pala Borrelli. Questa era l'ultima gara che iniziava con la luce del sole, potremmo dire così. La prossima partita cambierà l'orario, quindi ci sarà il buio al Pala Borrelli. Soprattutto speriamo che ci sia una temperatura più fresca in modo da evitare l'umido e la condensa sul parquet, che nulla regala la spettacolarità del basket qui al Pala Borrelli.
75-62, il punteggio non si è mosso in questi quasi 40 secondi di gioco. Ripartirà Bernalda con il pallone sotto canestro, 24 secondi a disposizione. Filloi per Longobardi, fuori per il suo compagno, dopodiché ancora lungo il perimetro per Cucinelli. Pallone di ritorno per De Bellis. Si viaggia lungo il perimetro, in mezzo per Longobardi che praticamente là sotto fa il buono e cattivo tempo. Poi Iannone sradica però fallosamente la sfera a Longobardi. E terzo fallo personale per Armando Iannone. E ancora una volta Longobardi ha dimostrato che nonostante classe 69 è un signor pivot. Vabbè, il giocatore veramente che può, per l'esperienza sopraelevata da parte dei giocatori di Scauri, un 69, Scauri sono tutti giovani, è normale che in questo caso è lui a dettare legge a livello mentale, a livello psicologico, che è il fattore più importante, specie in gare come queste. Stavo dicendo prima che Scauri deve evitare il secondo quarto e ora si trova schiacciata nella propria lunetta, bisogna prendere velocità, attenzione, ora c'è la ripartenza con il numero De Bellis, viene schiacciato fuori con Longobardi, scaricato fuori Cucinelli, ancora Filloi prende e riparte Torboli, se ne va Torboli, Iannone, Torboli da tre, palla sul ferro e nessun giocatore Scauri, la prende Genovese, anche qua mani Savonetta, ma a fuori Scauri, Lenardone, massima calma Lenardone. Iannone in possesso di palla mentre è sempre appostato Genovese, prova Iannone in solitaria, scarica poi per Pozzi, fuori la palla per Genovese, prova la penetrazione, non c'è fallo, ferro solamente per Genovese che forse era lontano dalla sua area migliore. Recuperato il pallone Leonardone, Torboli si presenta sull'uscio, ferro solamente per lui, va a cercare il rimbalzo, commette fallo Torboli, un po' di confusione potremmo definirla così, terzo fallo per Torboli. E allora coach Galetti si gioca l'ingresso in campo di Serino che ha a disposizione solo un fallo, fuori Torboli, anche lui ha quattro falli personali, non due come ne diceva la statistica, staremo a vedere se è un errore del tavolo o della statistica. Fatto sta che il pallone è a disposizione di Bernalda per ripartire, il punteggio non si è mosso in questo minuto e mezzo di gioco nell'ultimo quarto, è dentro, c'è Serino che è a quota 4 e al prossimo fallo andrà a sedersi in panchina definitivamente. Si riparte De Bellis per Filloi, a passeggio con la sfera Filloi, cerca un compagno libero, Marinello. Il passaggio per Longobardi, si gioca lungo il perimetro, Marinelli si fa vedere sotto, si gira il giocatore di Bernalda, Marinelli ancora il tiro che non riesce, il classe 84, alto 2 metri, non è riuscito a capitalizzare, Iannone da quest'altra parte contro tutto il Bernalda, riesce a mettere dentro il pallone dopo una finta sul posto, 77-62, primi due punti di questo quarto. Riparte Cucinelli, Iannone ha fatto segnare il suo 16° punto. Passaggio per Marinelli, non riesce Serino a prendere il tempo. Longobardi, marcato da Genovese. Ancora Longobardi, si perde la marcatura Genovese. E Longobardi lo punisce pesantemente, 3 punti. Riparte Leonardone, 77-65, più 12 per Scauri. Serino in tentativo di blocco. Arriva adesso Leonardone, prende il largo. Passaggio sotto per Genovese, il gancio dentro e fallo di Marinelli che commette il suo quinto fallo, quindi fallo più canestro e Marinelli va in panchina, la gara si chiude innanzi tempo per lui. Ora si può allungare Scauri, può allungare, infatti c'è possibilità per il giocatore siciliano Genovese. Genovese 80-65, si ritorna con più 15. Giuseppe, ora mancano 7 minuti e 10, già il fatto che la realizzazione a canestro si è avuta dopo 1 minuto e 15 significa che le energie stanno finendo per entrambe le squadre. Fallo di Serino che va ad accomodarsi in panchina, dentro Lombardo poteva sprecarlo in un altro modo questo fallo, fatto sta che purtroppo Serino va fuori dall'economia del gioco. Marinelli e
Serino fuori definitivamente dalla gara, 5 falli e si ricomincia a giocare sul più 15 per Scauri. 7 minuti da giocare, si dovrà ripetere l'azione per il Bernalda. Cucinelli, Genovesi, si prende il pallone, lo consegna a Leonardon, riparte il playmaker che chiama lo schema per i suoi, si va ad appostare il Genovese lì dalla mattonella preferita. Leonardon non lo segue, lo serve in questo momento, c'è pronto Lombardo, pallone di ritorno sullo stesso asse, Leonardon ancora per il perimetro di Iannone. Iannone prova a penetrare, deve tornare sui propri passi, il tiro di Iannone dentro, bravo Iannone in questa occasione con il cronometro piccolo dei 24 secondi che era arrivato a segnare due solamente e time out, tutti in panca per coach Pinetti. 82-65 il tabellone del Pallaborelli, controllo a Biagio Capuano, dice che mancano 6 minuti e 41 a chiudere la contesa e Scauri avanti di 17 punti. Una gara che si è infiammata tranne il blackout di Scauri nel secondo quarto, ben ripreso nel terzo, potremmo dire che è stata una bella gara già. Più 17, miglior gap per Scauri, 82-65, 6-41 a termine di questa ultima gara. Addirittura il direttore tecnico Massimo Ranieri va vicino al giocatore Serino a cercare di tranquillizzarlo perché lo ricordiamo, lui al quarto fallo e comunque con l'esperienza di Ranieri cerca di portare massima calma. Ori Bernarda si trova sotto 17 punti. Avevamo detto che attenzione, viene richiamato subito ora perché si rinizia Scauri a pressare, addirittura pressing altissimo di Scauri mentre si infiammano i tamburi di Elia Mancini qui al Pallaborelli. Riparte il Bernalda a cercare di mettere dentro Filloi attacca poi per il perimetro di Pozzi, di Russo, scusate, nulla a fare, il ferro sputa fuori il pallone e allora Leonardon può gestire tranquillamente questa sfera facendo possesso palla e cercando di sfruttare al massimo il cronometro. Leonardon per Genovese, il lob è tutto chiuso, deve girarsi Genovese, gli soffia via il pallone il numero 30 Ginefra, sfera ancora fuori per Scauri che ha 9 secondi per cercare la conclusione. Iannone si fa vedere, Lombardo pallone per lui, dietro per Leonardon, bisogna concludere però, Leonardon è tutto chiuso, cerca il tiro da distanza siderale, ferro solamente, poi Longobardi si ritrova il pallone tra le mani, può ripartire Ginefra, lungo l'asse per De Bellis, il lob verso Russo, non ci arriva Leonardon e qui è dentro comodo per il numero 15 di casa Bernalda che mette dentro il 17° punto personale, mentre è fermo a 26 Pozzi, ancora migliore in campo. Iannone per Lombardo, ancora per Leonardon, Genovese ancora Lombardo, cerca la distanza ma soli due punti a disposizione per lui, nulla a fare, c'è fallo, anzi problemi per Leonardon nel rimbalzo, problemi per Leonardon, manata in faccia per il playmaker di Scauri. In panca allora Leonardon, vediamo se arriva il cambio, infatti è così, dentro Torboli, fuori Leonardon, forse qualche problema precedente per lui in settimana. Si riparte allora per Bernalda, De Bellis in possesso di palla, 82-67 più 15 per Scauri. Russo conserva il pallone poi per De Bellis, ancora una volta sull'asse per Filloi, Filloi gli ruba il pallone Pozzi, può prendere allora la rincorsa, Pozzi va a smuovere verso il canestro ma c'è fallo su di lui da parte del numero 12 De Bellis, primo fallo fatto per questo giocatore ma ancora una volta Pozzi in elevazione manca il canestro. Seconda occasione dopo quella del fine terzo quarto, massima sufficienza anche in questa situazione, ma può cercare almeno di ricucire, andare a siglare quei due canestri e poter dare l'altra volta il miglior gap della gara. Ora Pozzi preciso, 83-67, 5 minuti e 13 al termine di questa gara, vediamo se ci sarà la ripetita Juventus da parte del numero 6 Scaurese, perfetto, 2 su 2, 84-67.
2 su 2, sale a 28 punti personali Pozzi, migliore in campo quest'oggi nel Basket Scauri, ormai quasi irraggiungibile, basti pensare che gli Annone e i genovesi sono fermi a 18 punti, tanto tiro da distanza stilale Ginefra, ferro solamente, poi gli Annone non riesce a conquistare il rimbalzo, Longobardi fuori per Ginefra, all'indietro per De Bellis che può ancora organizzare l'azione, parte in solitaria, genovese commette fallo, secondo fallo personale del giocatore classe 87, guardia ala piccola per lo Scauri, secondo fallo di Genovese. De Bellis allora, due tiri a disposizione per lui, primo tiro dentro, 84-68 adesso, seconda possibilità per il giocatore di Bernalda e pallone che andrà di nuovo al Bernalda. Tutto pronto, si ricomincia, Ginefra ha consegnato il pallone a De Bellis, va De Bellis alle prese con Genovese, il pallone verso Russo ma autore fino a questo momento di ben 17 punti personali, Filloi prova ad ubriacare Pozzi, il gancio a canestro per Filloi, perfetta nella realizzazione, dai e vai adesso Iannone in posizione di playmaker, vai Iannone a muovere il pallone, 4:22 da giocare, alle prese con Ginefra, Iannone tutto chiuso, c'è il blocco di Pozzi, non riesce a sfruttarlo Iannone, va al tiro un po' forzato, ferro solamente, non poteva fare di più Iannone, era tutto chiuso, Lombardo porta l'attacco a Ginefra, poi ritorna su Longobardi, Filloi si gioca sull'asse verso De Bellis, De Bellis in mezzo per Longobardi, scomodo cliente per Lombardo e fallo più canestro e fallo commesso da Iannone, quarto fallo personale di Armando Iannone e 84-71 il punteggio, punito Scauri e Coccio Galetti subito chiama tutti in panca, si ritorna praticamente sulla su più 19, siamo più a 19, vediamo, anzi vediamo che Scauri deve cercare di riprendere, siamo a più 11, pensate più 11, 4 falli fatti da parte del team scaurese, 2 quelli del team del Bernardo, infatti vediamo il coach Lucano che si sblocca, Scauri deve avere massimo self control se vuole vincere la partita, perché con questo schema, con questa mente può cercare di trovare il miglior esito finale. L'avevamo ricordato prima, Scauri ha risposto al meglio nel terzo quarto e ora praticamente con questo più 11 deve rientrare ordinato, riniziare a giocare come abbiamo semplicemente fatto, ma una cosa assoluta è evitare quei falli, perché già abbiamo 3 giocatori al quarto fallo, altri giocatori a 3 e potrebbe in un solo minuto saltare tutto il programma che ha fatto in tutta la gara. Tiri liberi allora per Longobardi, primo libero per lui che si insacca e completa allora l'azione da 3 punti. Si riparte con Leonardon, tornato in campo con un vistoso cerotto sullo zigomo. Iannone in 2 su di lui, non deve indietreggiare ancora. Torboli si prende il pallone, Pozzi la presa con Longobardi, si prende lo spazio per il tiro, ferro solamente. Longobardi, rimbalza è suo. Riparte Ginefra, tutto solo, lo aspetta Torboli. Ancora Ginefra, deve viaggiare lungo il perimetro. De Bellis, ancora De Bellis, le prese con Leonardon, gli ruba il pallone il playmaker, riparte in gran lena. Torboli può andare a mettere dentro, 2 punti in contropiede, 86-74, a 3 minuti e 18 da giocare. Riparte Ginefra, dalla distanza il Bernalda, 3 punti per il giocatore in canotta numero 30 che fa segnare adesso 6 punti personali. Riparte Leonardon, grande risposta di Ginefra a Leonardon. Riparte lo stesso Leonardon, chiama il movimento dei suoi. Pozzi arriva in ritardo a mettere il blocco. Allora Leonardon si prende il tiro, mette dentro 2 punti. 88-77 più 11 mentre è bucato il muro dei 3 minuti. Attenzione, conclusione da 3. E ora praticamente sta facendo come la formica Bernarda, perché Scauri sigla da 2 ma Bernarda sigla da 3. Significa rosicchiare un punto, significa Scauri molto tempo impiega nel canestro da 2 mentre subito contropiede canestro da 3.
forse sarà un gioco che Scauria è stanca, ma ora Genovese ce la fa, si infila e ora vediamo se riuscirà a rispondere Giuseppe. Siamo 90-80, 10 punti dalle tre cifre, una gara con molti punti questa qua, gara bella vincente. E bisogna fare un muro davanti a Ginevra che ancora va a cercare la tripla. Ferro solamente, poca fortuna in questa occasione. Iannone nel coast to coast, lo affianca Torboli, si ferma a tergiversare Iannone, allora Pozzi può organizzare per i suoi, riparte Leonardon, 14 secondi a disposizione, bisogna scaricare il cronometro, è d'accordo Leonardon, togliere le possibilità di azione a Bernalda, il tiro di Pozzi dalla distanza, dentro, 3 punti per Pozzi che va a quota 31, praticamente un terzo dei punti di Scauri li ha marcati Jacopo Pozzi. Lo ricordiamo, 16 punti solo nel primo quarto, lo ripetiamo, un terzo, quindi sono 31 punti, una cosa meravigliosa. Stavo dicendo prima che Pozzi, Jacopo Pozzi è dotato di, è bravissimo nel tiro da tre, ma ora c'è il Bernarda che tende il tiro libero, primo canestro messo dentro da parte di Simone Ginefra, seconda possibilità, vediamo, palla che va dentro, riparte Genovese. Sta dicendo che Jacopo Pozzi è un giocatore bravissimo da tre, pertanto quando trova il varco libero lo deve mettere dentro. Lo so che bisogna far perdere tempo perché la stanchezza si fa sentire, però è sempre meglio un'altra riuscire a mettere da tre, dare un problema maggiore agli avversari. Torboli anch'esso da tre, palla sul ferro, sono tre giocatori Bernarda contro Genovese, naturalmente è nelle canotte blu la palla, ma si fa sotto Filloi, palla sul ferro, ancora Pozzi, omnipresente questo giocatore, è stanco, ma Leonardon addirittura richiama i propri, gioca il gatto come al topo, guardate che gioco, guardate che scherzo che rifila Roberto Russo, e veramente si prende l'applauso. 61 secondi Giuseppe, un minuto poco più da giocare, Iannone si prende la sfera, 14 secondi per tirare, tutto chiuso, Iannone deve trovare uno sblocco, lo trova Genovese, c'è fuori Pozzi che si sbraccia, pallone comodo per lui, Leonardon non cerca la tripla, ancora fuori per Iannone, si incarica lui del tiro, ferro solamente, si riparte da Torboli, 24 secondi da giocare, è praticamente partita che è quasi consegnata alla storia. Leonardon cerca l'attacco e ferma Bernalda, quasi ha ammainato bandiera, dentro Leonardon, fallo più canestro da parte di Filloi, 93-82, 37 secondi da giocare, pronto il cambio, dentro il numero 19 di Scauri, anzi il numero 15 Bacciglieri per Genovese che esce tra gli applausi, chiude la sua gara con 20 punti personali. Dentro Bacciglieri che avrà così la possibilità da under di farsi un po' di minuti, è pronto anche Giammò, praticamente tutti in campo per Scauri in questi ultimi secondi, applausi anche per Iannone, a scena aperta per lui, 18 punti personali per Armando Iannone e dentro il numero 19 Giammò, Joshua Giammò. Pronto allora Leonardon per cercare di fare bottino pieno, dentro il pallone per lui, riparte Bernalda solo per arrotondare. De Bellis semina Giammò, pallone dentro e sfera per Giammò, pronto anche Pulazzi ad entrare dentro, fuori Pozzi, migliore in campo, MVP di questa gara Jacopo Pozzi, applausi fragorosi per lui. E allora Giammò per Leonardon, 27 secondi da giocare, riparte Leonardon, praticamente ormai chiusa questa gara, Giammò tiro da tre punti, pallone che non trova il canestro, ci ha provato 86-84, Aldo, è stata una bellissima gara.